Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti per il secondo episodio della Hannibal at the Gate. Allora, ci eravamo lasciati praticamente che... Allora, avevamo i due eserciti figli, Etatokiri e il terrore di Phobos, che stavano lentamente avanzando verso praticamente le coste del Nord Africa, verso la Libia, proprio in maniera tale da schierarci contro proprio... come posso dire, Cartagine, in maniera tale da poter eventualmente anche vedere di favorirci, di guadagnarci il favore proprio. Allora, il terrore di Phobos. Va bene, abbiamo anche la malattia del... Ma perché devo sempre acchiappare io le cose più sfigate? Vabbè ragazzi, cioè, questa è la mia leggendaria fortuna. Allora, poi vediamo un secondo solo, ragazzi, un secondo solo. Oh, eccomi qui ragazzi, ho fatto un paio di turni in maniera tale da potete scoprire chi abitava codeste terre, chi è che desiderava praticamente stare qua. In realtà ho scoperto che erano i libici. Quindi allora, io direi allora, al momento il nostro caro e glorioso esercito al momento non può fare tanto. Però io direi a questo punto, se possiamo vedere un poco di sabotaggio, magari incitiamo qualche piccolo disordine. Sabotaggio non riuscito, vabbè, tanto per cambiare. Vabbè ragazzi, abbiamo scoperto anche l'astronomia in maniera tale che dovremmo avere leggermente più introiti, dovremmo leggermente avere qualcosa in più. Però io direi a questo punto, visto che comunque siamo una potenza pressoché marittima, io direi comunque di scoprire praticamente praticamente al massimo la capacità delle nostre navi, in maniera tale da poter fare molto male, soprattutto durante le battaglie navali. Allora, io vedo che Tapalche, allora, poi abbiamo Turris Magna, poi Leptis Magna e Terendos. Quindi in teoria, se attaccassimo ora la Libia, proprio sarebbe una... sarebbe un azzardo abbastanza grosso. Però in teoria sarebbe buono, perché allora... nel frattempo abbiamo un esercito mezzo distrutto qui. Allora, vediamo un attimo qua. Eroismo. Vediamo un poco. L'eroismo qui al momento ci serve. Vediamo un poco la flotta qua. Che cacchio è? Temolia da inseguimento. Direi passiamo il turno e vediamo un attimo qua come si mette. La situazione comunque dovrei essere messo estremamente bene. Addirittura abbiamo l'eroe che è risalito di nuovo. Cioè abbiamo un eroe potentissimo oramai. Però abbiamo tipo Tolomeo, Gerione II, Denomenidi. Io direi allora a questo punto ti do a te. E quindi a questo punto ragazzi, La Libia ha lasciato stare la propria città. Quindi tra un altro turno. E vabbè, cioè, non è possibile però. Non è proprio possibile. Cioè, dai, che noia. Ma che noia. Allora, cioè, qui o la conquista proprio di prima fortuna, si potrebbe dire. No, perché davvero, ragazzi, ci abbiamo davvero un esercito abbastanza ridotto. Guardate qua, cioè abbiamo un esercito proprio dimezzato, anche per via di quella dannata malattia che ci ha colpito. Però in teoria dovremmo riuscire a catturare Leptis Magna, conquistandole in maniera con la massima velocità. Quindi sperando almeno che Leptis Magna ci possa dare un po' più di introiti, soprattutto per il fatto che abbiamo comunque questi due eserciti belli grossi di chiara guerra. Vabbè, al momento comunque però io ti ho detto di attaccare. Vabbè, io direi ragazzi che c'è, combatterla è pressoché inutile, quindi risolviamo automaticamente. Cioè 81% almeno qualcuno sopravvive qui.
Però dannazione, ho perso una cavalleria cittadina. Vabbè. Allora, vediamo qua invece. Vabbè, un'altra cavalleria cittadina. Vabbè, durante uno sbarco era roba abbastanza possibile. E allora, soprattutto qua, facciamo sbarcare queste truppe. Ahia, sono davvero molto ma molto logorate. Però in teoria dovrei salvarmi proprio. Poi, allora, io direi, reclutiamo un diplomatico. Dove sta il nostro diplomatico? Mettiamolo qua, in maniera tale che abbiamo anche un piccolo bonus. Un'abilità non assegnata ad Aristeo. Dove è Aristeo? Ah, eccolo qua. Il generale che ha guidato l'assalto in maniera così eroica e così coraggiosa. Passiamo un'altra volta il turno e vediamo un po' qui come si mette la situazione. Eventualmente possiamo vedere anche se possiamo commerciare con i garamanti, in maniera tale che possiamo avere un minimo di protezione. E ora, entrando in guerra proprio con Cartagine, in teoria dovremmo avere un discreto bonus per quanto riguarda la diplomazia proprio con Roma, sperando davvero, ragazzi. Lo so, ragazzi, che cioè, era il fatto è che era un po' noioso. Promozione assicurata e tanto piacere, amico mio. Allora, io direi, allora, a questo punto qua, allora, il cibo ce l'abbiamo, quindi smanteliamo qui la situazione e poi vediamo un attimo qua. Allora, Leptis Magna, ovviamente qua, vediamo un attimo qua chi è che sta perdendo un po' di come si chiama là? Allora, vediamo che la cultura ellenica, che era abbastanza minoritaria, comunque piano piano sta aumentando, quindi almeno su questo vediamo un po' se tipo i garamanti vogliono commerciare con noi. Anzi, io direi, patto di non aggressione. Perché? Perché non vuoi il mio patto di non aggressione? E se ti dessi un po' più di big money? Se ti dessi un po' più di big... vabbè, lo sapevo. Accordo commerciale. E che importano? Pelle. Importano pelli. Allora, quindi, allora, possiamo notare che, quindi, la Tripolitania, allora, la Libia, in teoria, potrebbe essere anche eventualmente, se riesco a rinforzare leggermente il mio esercito, comunque, in teoria, dovrei leggermente star messo molto bene. Però vediamo un poco qua. Allora, piano piano questo primo esercito si sta riformando. E anche quest'altro qua, ragazzi, vediamo un po'. Non possiamo reclutare un emerito niente. No, infatti, che volevo reclutare. Vabbè, allora, passiamo il turno un'altra volta, ragazzi. Lo so che sto passando il turno di fretta e furia, però a questo punto, ragazzi, mi conviene passare molto spesso il turno in maniera tale da poter praticamente recuperare gran parte dell'esercito, perché comunque indubbiamente ne ho perso un bel po'. Comunque, ragazzi, i romani hanno spammato leggermente di flotta, ne hanno parecchie, quindi allora, mamma mia, comunque dei movimenti, mamma mia che noia. Abbiamo anche l'eroe che ha aumentato, l'eroe che ci aumenta il prestigio, ci aumenta il piacere, queste altre idiozie qui. E io direi, a questo punto, cioè, ci conviene fare questi qua. Poi, allora, soprattutto tu vai a Tapalche e soprattutto incita i disordini. Vediamo se ci riesci. Aia, ragazzi, guardate qui che bell'esercitino. Io direi, sabotaggio militare, fornitura di veleno. Sabotaggio militare non riuscito, e te pareva. Grado aumentato, però. Abbiamo aumentato il grado della nostra spia. Però meno male, ragazzi, che l'abbiamo inviata momentaneamente lì. Perché oppure, cioè, erano uccelli senza zucchero. Allora, vediamo un attimo qua. Disordini militari. Comando furviante. Allora, danneggio autorità. Direi, danneggiamo un po' l'autorità. Disordini militari riusciti. Siamo riusciti a distruggere il morale dell'esercito nemico. Però vediamo un attimo qua il nostro caro come posso dire, il nostro caro fondamentalista della guerra, se è riuscito a fare qualcosa. Allora, qua abbiamo tutto al massimo, quindi io direi, abbiamo un'abilità non assegnata. Vediamo un po' chi è che desidera. Allora, meno 6 costi, più 2 all'autorità.
Dove diavolo sta? Allora, raduna gli schiavi, più 5 alla probabilità, più 6 alla possibilità di muoversi in maniera tale che comunque c'è questo esercito degli Eta. Anzi, ragazzi, io direi che lo cambierei in d'ora in poi, ragazzi, questo qui sarà l'esercito di punta, i Lucaniani. E questo qui, vabbè, il terrore di Phobos. In realtà, ragazzi, quel nome l'ho cambiato perché era tipo impronunciabile. Allora, poi, da notare, ragazzi, che abbiamo tipo un'economia che fa schifo. Cioè, davvero, ragazzi, abbiamo un'economia penosa. Però vediamo un po' qua come si può mettere la situazione. Allora, vediamo un po' qua. Ma qua che diavolo c'è? Perché tipo cioè, qua è un quadrilatero. Cioè, fatemi vedere un attimo. Allora, qua è. Ma, vabbè, ragazzi, chi lo sa me lo dica. Allora, al momento qua non voglio avere particolarmente cosa. Poi, allora, non voglio togliere l'ordine pubblico. Però, visto che abbiamo un bel poco di. Come posso dire? Abbiamo. Comunque, come si chiama là? Un po' di cibo, direi di espandere la città. E quindi passiamo un'altra volta il turno, ragazzi. Vediamo se i libici ci attaccano. E magari con l'attacco dei libici facciamo terminare il gameplay. E ci vedremo senz'altro ai prossimi episodi. Quindi, eventualmente, ragazzi, so che questo episodio è stato un po' più breve. Vedrò di farmi perdonare da Lucantorno. È tutto. Non ancora, vediamo un attimo qua come si mette la situazione. Però, vabbè. Allora, vediamo un po' i libici cosa fanno. Eccolo là. Hanno scoperto il nostro agente in incognito. Allora, però vabbè, a questo momento penso che tipo ci sia. Allora, questa spia dei Garamanti, eventualmente. Spada nascosta, vediamo se riusciamo a ferirla almeno. No. Bellissimo, mi hanno ferito la mia amica. Allora, vediamo un poco qua. Assumi degli assassini. Vediamo un poco se ci riesco. Nemico ferito. Per fortuna, ragazzi, almeno questo. E poi vediamo un poco soprattutto qua se riusciamo con la sorversione militare. E il nostro nobile che tipo è diventato una bestia. È diventato un animale. Allora, vediamo un attimo. Assalto. No, che me ne importa a me dell'assalto alla pattuglia, scusatemi. Allora, vediamo un attimo qua. Allora, vediamo un attimo qua. Direi a questo punto di aumentare questa qua in maniera tale che dovremmo avere un migliore effetto critico di tutte le nostre care amiche. Poi sovversione militare, io direi dimostrazione di forza in maniera tale che tipo l'esercito nemico si spaventi un poco. Sperando, ragazzi, che il nostro amico sovversione militare non riuscirà e prepariva. Allora, abbiamo la nostra spia che è stata ferita, però al momento abbiamo l'esercito che si sta riprendendo. Quindi allora, senz'altro, qui. Allora, vediamo un attimo. L'esercito. E vabbè, ragazzi, non è nemmeno tanto grosso. Cioè, con una falangina, più che altro questi peltasti libici potrebbero fare male. Però questi numidi. Poi soprattutto vediamo anche che hanno gli elefanti da guerra africani abbastanza messi male. Però il fatto che non ho solo su un esercito giavellottisti, la cosa è un po' messa male, perché comunque ci vogliono i giavellottisti per buttare giù un elefante di quella maniera. Quindi io direi, ragazzi, che in questa situazione abbastanza particolare, abbastanza altalenante, ci salutiamo. Lasciamo un piccolo like, un commentino ed eventualmente, se il video vi è piaciuto, l'iscrizione. Fatemi sapere se volete che continui questa serie senza, in maniera tale che così mi organizzo. Ho visto che il primo video è stato davvero molto seguito, abbastanza amato, quindi almeno su questo mi fa davvero tanto piacere. Quindi, ragazzi, da Luca Antonio è tutto. Lasciate un piccolo like, un commentino ed eventualmente l'iscrizione. Questo già l'ho detto io, però già l'ho detto prima, però sapete com'è. Allora, nel frattempo, vediamo un attimo qua, questo nostro sovversione militare è riuscita e soprattutto mandiamo questo nostro diplomatico qua in maniera tale che, anche se comunque qua abbiamo questa provincia che davvero stiamo un po' sul culo. Quindi, ragazzi, da Luca intorno è tutto, noi ci vedremo ai prossimi gameplay.